Dunque, questa iniziativa è nata da un progetto, da un percorso di alternanza scuola-lavoro e anche dalla proiezione della scuola verso il nuovo scenario della riforma. Perché i ragazzi fino al momento avevano fatto solo esperienza di stage, di tirocinio guidato da tutor. In questo modo invece abbiamo sperimentato un sistema diverso di fare scuola, l'alternativa alla tradizionale lezione frontale per dare spazio all'esperienza, passare dal sapere al saper fare. Concretamente cosa si è fatto in questi giorni? In questi tre giorni, sono stati articolati in due momenti, un expo internazionale scuola-lavoro che ha visto coinvolte diverse aziende locali, nazionali ed anche estere, e la prima gara internazionale della ristorazione, che è una competizione inserita nel programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. Oggi si è parlato di legalità. Il connubio sembra quasi voler suggerire: se noi riusciamo a dare subito, a estradare i giovani sulla strada del lavoro, probabilmente sarà più facile poi che loro seguano percorsi di legalità. Sì, intanto si tratta di un'esperienza di socializzazione, di integrazione sociale, di arricchimento culturale e anche di fare la cultura della rete e la cultura del lavoro di squadra. Se i ragazzi lavorano insieme e riescono ad ottenere, è più facile ottenere obiettivi comuni che obiettivi singoli. I ragazzi hanno risposto bene a queste iniziative? Sì, benissimo, sono contenti, sono felici e avevano già fatto altre esperienze sia di cooperazione internazionale sia di partecipazione a gare e competizioni internazionali e avevano già fatto quindi lavoro di squadra, però questa volta sono stati protagonisti. Per un giorno è stata affidata una struttura del territorio, il Parcotello Oliveto Principessa, l'hanno gestito loro. Abbiamo siglato un protocollo d'intesa con questa struttura, proprio con l'idea di rendere protagonisti gli studenti. Grazie.